Guarda che belli, guardali! Hop, c'è un po' di tenne che stanno su, volano meglio, guarda che bello! Guardali, guardali! Hop! Dai bambini, dai! Like a home. Dai! Via! Hop! Like a stone! Hop! And I feel heavy into your arms. Hop! These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. Ci presenti? Mi presento, sì. Ci presenti questi tre falchi? Questi tre falchi, okay. i tre gioielli. Eccoli qua. Questo è Giusy. Quello lì è Jenny, fratello di Giusy. Questo è Jimmy, che non è fratello di loro. Io dico che sono fratelli, ma non è vero. Hanno il loro nome, ma io chiamo Jenny, un suono che loro rispondono a questo suono. Sì, sì. Anche quando sono in volo, io li chiamo sempre, se vedo che si allontanano un po', perché sai com'è. Loro l'istinto della caccia, di andare, comunque se sono rapaci. Qualcosa ce l'hanno, esatto. E quindi io gli sto addosso, cerco di tenerli vicino a me, in modo che non si distraggano troppo. C'è chi li chiama col fischietto. Io chiamarli col fischietto a me non piace, mi sembra di offenderli, che sono mica cani, sono mica animali, da chiamare col fischietto, no? Sono persone, sono i miei figlioletti cari, senti che gozzo pieno che ha sta canaglia. Apri! Apri, Jenny! 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 Sei tornato tra noi. I falchi dove sono? Sono là, rimasti? Guarda, sono là che mi aspettano, sono vogliono là. Volare ancora. Sì. Ma, insomma, com'è stato questo volo? Com'è volare? Com'è volare? Volare è una soddisfazione, è un appagamento di tutti i sensi, io dico sempre, che è indescrivibile. E l'uomo sembra nato per volare, perché l'uomo vuole volare, vorrebbe volare. E una volta che ha volato e che è andato in cielo, camminerà guardando sempre in cielo perché va lassù, vuole ritornare. È una soddisfazione incredibile. Naturalmente ti deve piacere lo spazio, l'aria, il sole, l'universo, è di un bello che tu vedi, ti immergi là dentro. E io vorrei volare come loro, come questi falchetti come qua. Falchi, che volano vorrei con poter... te non ti lasciano mai. No, mi stanno attorno, mi girano attorno. Stanno sempre con me, infatti lì si dice l'uomo che vola con i falchi, non è l'uomo che vola con i falchi, sono i falchi che volano con l'uomo. Magari io potessi volare con loro dove vanno loro, andare anch'io, no. Loro stanno con me perché vogliono stare con me, gli piace stare con me e io sto bene con loro. E il parapendio è diventato il modo migliore per riuscire, sì, ad avvicinarsi il più possibile a quei posti che loro raggiungono. Sì, è vero, ti porta nel loro ambiente, perché loro, il falco in particolare, il loro ambiente è lo spazio, il volo, eh. Lui non sta bene per terra, sta bene in volo, il falco. Io non sono falconiere, io amo questi falchi, li amo come dei figli. Per me non è falconeria questa, questo qui è gioco, divertimento insieme a loro. Così nello spazio, a me piace stare nello spazio, loro sono i re dello spazio e quindi io vado in volo e loro vengono con me, stanno con me loro. Angelo D'Arrigo è l'unico uomo al mondo che ha sorvolato l'Everest col deltaplano, senza motore, senza niente, 9.000 metri, e lui volava con le aquile. E questo mi ha fatto innamorare, dico un giorno o l'altro anch'io farò qualcosa. E io so quanto tempo ci ho impiegato a convincerli loro a volare con me. Quanto tempo hai impiegato? Come hai fatto a convincerli? 5-6 mesi ci ho messo. Perché loro di quell'arnese lì, quella vela lì, hanno una paura terribile. E se il falco ha paura di fare una cosa, non la fa. Si fa uccidere, ma non la fa.
poi a un certo punto si sono abituati però a questo grande uccello, a questa vela sì. enorme, e ora vengono dietro senza però né no. darti fastidio né rompere la vela né integrarsi. L'hanno accettata, hanno capito che non gli fa del male, hanno capito che non è cattiva, non ce l'ha con loro, si sono fidati. Devi dargli fiducia, devono acquistare la fiducia. Sì. Io ho cominciato a volare in parapiglia, ho fatto il brevetto che avevo 68 anni. E adesso possiamo dirlo, ne hai? 80, è semplice. Loro volano con me, vero Jenny, piccolino? Voi volate con me. Loro mi insegnano, e come? Ho imparato tante cosine da loro, sì. E loro volano con me. Io non posso volare con loro perché loro si decidono, ma cioè, me lo sogno. Non c'è il rischio comunque che si allontani, se non ci sono delle condizioni. Beh, il vento forte potrebbe essere pericoloso perché loro hanno un'apertura all'aria molto grande, sono leggeri, le raffiche di vento te lo potrebbero portare via. Ma lui ritorna da dove è decollato, come fa lui adesso, lui sta qui con me, vero piccolino? Jenny, Pirulino, quanto sei bello. Tu sei proprio bello e buono e bravo. Questi falchi sono vagabondi. Volano solo per mangiare. Le poiane, sono la famiglia delle poiane questi. Volano solo per mangiare. Sono vagabondi. Ma però, quando trovano le termiche, anche loro ci si mettono dentro, girano, perché non sbattono le ali, non fa nessuna fatica. Infatti, riuscire col parapendio tu riesci a fare a eliminare questa distanza sì. che c'è tra cielo e terra sì. e a diventare quasi entrando nella termica, sì, quasi uno di loro, entrando nella termica. Il nostro motore sono le termiche, noi ci mettiamo dentro e giriamo come fanno i falchi, uguale, mi ha copiato da loro. Sono quasi più di che amici, quasi come dei figli. Bravo, ma chi te l'ha detto? Per me sono come i figli, li voglio bene veramente. Mi sento obbligato verso di loro e quello che devo fargli glielo faccio, accudirli, portarli fuori, quasi tutti i giorni li porto fuori, perché loro volano anche se non volo io. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Lo sento, anche dal timbro della voce. Se sei arrabbiato, se ne accorgono subito. Quello piccolino mio bello, mi stai vicino, mi vuoi bene oggi perché ci sono loro, Vergognati, rufiana. Mi sento comunicare con me. Mi sembra che mi capiscono, parlo anche con loro. E tu capisci loro? Sono felici secondo te quando volate certo, insieme? Certo, sicurissimo. Sicurissimo sono felici, perché stanno bene con me. Perché loro sentono che io li amo. Perché quando loro hanno una necessità, per esempio di cibo, io glielo do, senza che loro me lo chiedano. E loro si rendono conto che io li capisco, che io ho un feeling con loro. E di me si possono fidare. E creargli la fiducia è il segreto del legame. Ma ci vuole tanto tempo, devi vivere con loro tutti i giorni, 2 o 3 ore o anche 4. Io sto delle giornate qua con i falchi a volte, ovviamente sai. Il segreto è quello, stare molto con loro. Loro acquistano la fiducia di te, si fidano di te e quindi stanno sempre con te. Possiamo dire che forse il segreto è non smettere mai di sognare? Senza dubbio. Mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te. Vieni, vieni, te li faccio possiamo toccare. Voglio te lo do sul pugno uno? Proviamo. Ti metto il guanto, Sì. Pianino, fermo lì, okay. Più avanti un po', okay. Eccolo, adesso vieni fuori, non fargli vedere il posatore, se non vuoi tornare indietro, vieni con me.
Vedi come sono magrolini, sembrano magrolini piccolini, eh? Tutto appena, apro le ali, diventano enormi, grandi, belli. Hanno apertura l'area di 80 centimetri questi, eh? Adesso vedi il bel gozzetto che ha fatto? Vedi, lui spera di mangiare, più che volare, vero? Piccolini si fa meno fatica a mangiare, vero? Giusi, hop, Giusi, vieni. Bravo, vieni. E tu vai sulla testa, l'albero di Natale. Quando sono qui faccio un 360 gradi, guarda che roba. E mi respiro tutto il mondo, qua si gonfiano i polmoni, i miei falchi, la libertà assoluta, Madonna, la tranquillità, la natura che ti offre tutto, guarda che bello. Come sintetizzeresti in una frase questo rapporto che tu hai con i falchi, questa sintonia, questa empatia che si è creata con i falchi, come la descriveresti? E vedi, forse il mio errore è che io li tratto come delle persone, meglio perché io di loro mi fido ciecamente. E allora non so che rapporto, un rapporto d'amore reciproco, insomma, io li amo. L'amore verso un falco è come l'amore verso una persona, è uguale. È uguale. E loro amano me, per forza si vede che mi amano, sta sempre con me. Volando con i falchi così, ho imparato ad amare di più gli animali, avvicinandomi così ai falchi, ad amare di più gli animali. Ed è molto importante che l'uomo impari ad amare gli animali, perché gli animali sono sinceri. Gli animali ti restituiscono l'amore che tu gli dai, anzi di più. L'animale ti concede totalmente a te. E ti puoi avere la massima fiducia che lui non ti tradisce mai.